vostro credo per quel che riguarda l'Eucaristia? Ma guardi, io riguardo al colore rosso si potrebbero dire tante cose. Lei sa che il colore rosso era il colore imperiale. Solo l'imperatore portava il mantello rosso, l'imperatore romano. Si chiamava allora Summus Pontifex. Era un uomo fatto Dio. Nostro Signore è stato invece spogliato delle sue vesti, è stato denudato, il Dio diventato uomo senza vestiti, e lui sulla croce si è colorato di rosso, e questo suo colore di rosso non era la potenza, non erano le legioni, il suo colore di rosso era l'amore per gli uomini, l'amore per gli altri, perché il Padre non ha risparmiato il suo Figlio. Ecco perché sulla croce noi veramente conosciamo Dio. Dio ha conosciuto l'uomo, perché fino in fondo cosa significa essere uomini, cosa significa soffrire. Ma anche noi abbiamo conosciuto Dio, cioè che è un Dio vicino, è un Dio che ci ama, è un Dio che ci colora di rosso con il suo sangue, che fa di tutti noi degli imperatori, anche se siamo delle povere persone. Noi, si dice, il Signore è regnato dalla croce. Ciascuno di noi, se accetta attraverso la fede l'amore di Dio, diventa un imperatore attraverso il sangue che scende dalla croce. E per quel che riguarda il collegamento proprio anche all'Eucaristia, ai congressi eucaristici? Ma sappiamo che l'Eucaristia è il centro della nostra vita. Noi nell'Eucaristia usiamo il vino rosso. Io spero che tutti possano usare il vino rosso, non il vino bianco, perché fino al secolo scorso si è sempre usato il vino rosso, che ci ricorda il sangue di Cristo. L'Eucaristia è questo gesto di amore del Signore fatto per noi. Nell'Eucaristia il Signore ci dà il suo corpo spezzato, sacrificato per noi, ci dà il suo sangue versato per noi. È l'amore di Dio che si fa dono a noi, ma questo dono di Dio per noi non è solo per noi. L'Eucaristia è un rito vuoto e inutile se non si traduce nella nostra vita, cioè se noi a nostra volta non incarniamo questo amore nella nostra vita per gli altri. Il rito è vero quando noi lo celebriamo nel rito e poi lo celebriamo nella vita. Allora diventa vero la nostra messa domenicale, quando noi durante la settimana viviamo questa realtà dell'amore di Dio. È sempre più vicino il Congresso Mondiale di Dublino 2012, qualche tappa in particolare che vuole segnalare? Ma i congressi eucaristici internazionali si tengono ogni 4 anni, tutta la Chiesa è interessata, perché è un po' una messa di tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa si raccoglie attorno a Nostro Signore per celebrare l'Eucaristia. Si celebrerà a Dublino nel giugno del 2012, nella settimana del Corpus Domini. Avrà come tema la comunione con Dio e con i fratelli, e quindi, perché proprio la celebrazione eucaristica è un momento di comunione. Noi non possiamo fare comunione con Dio se non facciamo comunione anche con gli altri, perché Dio si è incarnato e noi negli uomini incontriamo Dio. Altre tappe di preparazione, ci sono tanti congressi eucaristici nazionali che preparano il congresso eucaristico internazionale. Il prossimo anno c'è un congresso eucaristico in Spagna per preparare questo congresso eucaristico internazionale, questo congresso eucaristico in Spagna che si svolgerà nella città di Toledo. Alla fine di ottobre ci sarà una settimana già di preparazione. E nel 2011 c'è il congresso eucaristico in Italia, nel 2011 ci sarà il congresso eucaristico in Messico. Ecco, così si va, le chiese particolari o le chiese locali preparano questo congresso eucaristico internazionale, raccogliendosi attorno all'Eucaristia, sentendosi chiesa
attorno all'Eucaristia, perché se non siamo insieme con Cristo, noi non ci sentiamo Chiesa. Grazie. Prego. Naturalmente adesso la linea va allo studio e un appuntamento con il celebrante di domani, che è Fra Aldo Broccato, il ministro provinciale di Sant'Angelo e Padre Pio, e naturalmente buon proseguimento ai colleghi.